Buongiorno a tutti ragazzi, buona domenica. Mi perdonerete per questa voce un po' nasale, però ho preso un pochettino di freddo e quindi eccoci qua, un pochino di raffreddore. Allora, oggi si gioca Milan-Juventus, d'accordo? Si gioca Milan-Juventus, è una partita tosta, è una partita particolare, è una partita classica, una grande classica. E dato che era un po' che non mi ricordavo di aver festeggiato una vittoria contro il Milan, sono andato a ricontrollare. Nella passata stagione abbiamo perso a San Siro per 2-0, ricorderete, con Bonucci che a centrocampo si fa bruciare da Brahim Diaz. Al ritorno abbiamo fatto una buona partita, secondo me, ma che abbiamo comunque perso con 1-0 gol di Giroud. L'anno precedente invece ci sono stati due pareggi, un 1-1 in casa nostra dove Morata apre le danze, poi arriva Rebic a segnare il gol dell'1-1 definitivo a pochi minuti dalla fine, anche lì una Juve che parte bene e poi diventa una sorta di parabola discendente perché verso la fine non riesce a mantenere le attese, e poi uno 0-0 al ritorno a San Siro nella stessa stagione. Quindi nelle ultime due annate non abbiamo ancora mai battuto il Milan. Per arrivare a una vittoria col Milan dobbiamo andare ancora più indietro, alla stagione di Pirlo, non al ritorno perso per 3-0 le ultime giornate dove si era messo addirittura a rischio la qualificazione in Champions, bensì all'andata, perché ricorderete che all'andata in un San Siro ancora vuoto, in una Juventus nella quale giocavano De Ligt, Dybala, Ronaldo, Kulusevski, e in un Milan in cui giocava ancora Çalhanoğlu, c'era Calabria a centrocampo che ha fatto un gran gol in quella partita, però la Juve vince 3-1, doppietta di Federico Chiesa dopo un palo incredibile preso pochi minuti prima e gol di Weston McKennie. Era una partita in pieno Covid, infatti mi viene in mente che in All or Nothing a un certo punto arriva la notizia della positività di Cuadrado e Pirlo è costretto a schierare Chiesa sulla destra, che sfrutta benissimo i due assist di Paolo Dybala al primo di tacco meraviglioso per fare male al Milan. Quindi è un pezzo che non vinciamo contro il Milan, e vi devo dire la verità, se inizialmente le statistiche sembravano un pochettino pericolose, poi pian piano vedremo che Milan e Juventus sono due squadre più simili di quanto non si possa pensare invece in Serie A, sotto tutti i punti di vista. La prima statistica pericolosa è questa, che il Milan ha giocato in casa 3 volte e su queste 3 volte ha fatto 3 vittorie. 7 gol e un solo gol subito dal Torino nella vittoria per 4-1. Quindi significa che il Milan quando gioca in casa sembra trovarsi più a suo agio. La Juventus invece su 4 trasferte ha fatto 2 vittorie, un pareggio e una sconfitta, e ha preso in totale 4 gol, ma il lato positivo è che quei 4 gol sono arrivati tutti nella sconfitta, e lo ricorderete, è la debacle di Sassuolo. Tra l'altro ieri sera ho visto la sfida tra Sassuolo e Lazio e vedere i giocatori del Sassuolo fare quegli errori al Mapei mi ha un attimo riportato il flashback del Vietnam, ma quelle volte gli errori li facevano i nostri, quindi è una ruota che gira, come potete vedere. Quindi da queste statistiche viene naturale pensare che Milan-Juventus giocandosi a San Siro possa essere un po' pericolosa. In realtà, se andiamo a vedere le statistiche complessive, vediamo che il Milan è a quota 21 punti con 16 gol fatti e 8 gol subiti. La Juventus è invece a quota 17 punti, quindi siamo abbastanza vicini. Sono soltanto 4 lunghezze. E tra l'altro nell'ultima partita il Milan ha fatto molta fatica col Genoa, ricorderete tutto quello che è successo 10 minuti pirotecnici sul finale, la Juventus ha segnato 14 gol e ne ha subiti 6, quindi siamo lì, meno male siamo lì come differenza reti, siamo lì uguali, precisi, 8 più 8, quindi sono due squadre molto molto simili, molto molto simili. Bisogna stare attenti ad alcuni giocatori pericolosi nel Milan, i tre principali più grandi da citare sono Leao, Pulisic e Giroud. Il tridente del Milan fa paura, è inutile girarci intorno, bisogna stare molto attenti, bisogna stare molto attenti anche a Okafor dalla panchina, che è un giocatore che ha già dimostrato di poter fare molto bene. Loro però hanno Theo e Maignan squalificati, giocano al loro posto Mirante e Florenzi con Sportiello, secondo portiere, infortunato, quindi dobbiamo assolutamente sfruttare questa cosa. E se ci sono due grandi assenze nel Milan, ce ne sono almeno tre nella Juve, perché Danilo non ci sarà, è infortunato, Pogba e Fagioli invece sono squalificati per motivi extracampo, motivi differenti. Chiesa è convocato, e questa è una bella notizia per la Juve, vedremo se giocherà o se entrerà, io credo che non lo vedremo dall'inizio, bensì più probabile dalla panchina partita in corso, per essere una squadra, un cambio, una sostituzione pericolosa. Vi dico che sinceramente, nonostante la Juventus abbia più assenze nel complesso,
Secondo me le due del Milan sono più impattanti e più pesanti, perché quando ti manca il portiere e addirittura di schierare il terzo è un problema, e quando ti manca un giocatore come Theo Hernandez, secondo me non ti diverti, non sei contento. Poi non ti diverti neanche se ti manca Pogba, neanche se ti manca Fagioli, neanche se ti manca Danilo, però credo che nel complesso quelle del Milan possano essere più pesanti. Poi vedremo stasera se sarà effettivamente così oppure no. Juventus e Milan non sono simili soltanto nei punti e nei gol, ma pure nelle statistiche, e ve lo voglio dimostrare con questa tabella. Infatti, come possiamo vedere, sì, il Milan ha fatto più gol, ma la Juventus ne ha subiti meno. Sì, la Juventus tira di più in totale, ma il Milan tira più in porta. Ad assist siamo lì. Ecco, se dobbiamo prendere in considerazione un dato su tutti nel Milan, è che fa più passaggi rispetto alla Juventus, più precisione anche nei passaggi. Sulla tre quarti siamo praticamente allo stesso numero, a falli siamo praticamente lì, a dribbling siamo praticamente lì, baricentro pure. L'unica cosa che la Juventus magari fa con più frequenza rispetto al Milan sono i cross, da cui magari poi nascono anche dei corner pericolosi, ma per il resto sono due squadre molto 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 simili dal punto di vista dei dati. Ecco, già questo è qualcosa di positivo, qualcosa da prendere assolutamente e portarsi a casa. Però andiamo un po' più nel dettaglio, cerchiamo di snocciolare questi dati. Perché? Perché ci sono Krunic e Reinders, che sono i due giocatori migliori del Milan per rendimento. Ora, Reinders sarà titolare, Krunic era in dubbio, è recuperato, vedremo se sarà della partita. Però sono i due centrocampisti da tenere d'occhio per quanto riguarda la corsa. Il Milan è la seconda squadra in Serie A per precisione dei passaggi. Abbiamo un 88% di passaggi completati. Il primo è il Napoli, anzi 87%, il primo è il Napoli 88%. Quindi è una squadra molto precisa, una squadra che bisognerà disturbare. Ecco, secondo me oggi l'arma del pressing diventa imprescindibile. Io ho paura che la Juventus non adotterà questa strategia, ma che andrà a ricalcare un po' il canovaccio delle ultime uscite, dove è sempre stata più prudente, più statica, più bassa, più passiva, invece che essere più aggressiva sul portatore di palla. Vedremo se questa mia paura verrà confermata oppure no. La Juventus corre leggermente di più in media rispetto al Milan, stiamo parlando di 110 km a partita circa contro i 109 km a partita circa. Quindi siamo lì, corriamo leggermente di più, ma non è sicuramente un dato da prendere in considerazione così secco e assoluto, assolutamente no. Per quanto riguarda invece la formazione della Juventus, dovrebbe essere qualcosa di questo tipo, e cioè Szczęsny in porta, Gatti, Bremer e Rugani a formare una difesa 3, sugli esterni Kostic e Weah, a centrocampo Locatelli, Rabiot e McKennie, davanti Milik e Vlahovic. Questo perché? Perché ovviamente Chiesa non è ancora al meglio, c'è un dubbio legato a Cambiaso per Kostic, magari per tenersi un cambio in più, c'è addirittura un dubbio legato al fatto che potrebbe giocare Miretti titolare per far spazio a McKennie come esterno e per riportare Weah in panchina. Con la formazione che vi ho fatto vedere avresti abbastanza cambi, anche impattanti secondo me, perché potrebbe entrare Chiesa, potrebbe entrare Miretti, potrebbe entrare Cambiaso, potrebbe entrare Ken, potrebbe entrare Ealing, potrebbe entrare Yıldız. Quindi stiamo parlando comunque di cambi molto offensivi, e per quello che andrei comunque già a schierare questo tipo di formazione ad oggi, in questo momento, non ad oggi, in questo momento non ci sono ancora delle probabili formazioni abbastanza attendibili, però questo dovrebbe essere bene o male l'idea di Allegri, che ieri ha detto non c'è necessità di cambiare modulo, giocherà Rugani, rimaniamo con quello che abbiamo sempre fatto fino adesso, e questo è. Io ci tengo molto alla partita di questa sera, perché è una partita importante. Se la Juventus dovesse riuscire a vincere, portarsi almeno uno dal Milan e osservare un pochettino l'andamento di tutto il resto della Serie A, sarebbe meraviglioso. Soprattutto perché, come vi ho detto in apertura, non vinciamo a San Siro contro il Milan, o non vinciamo contro il Milan in generale da troppo tempo in Serie A, da troppo tempo in Serie A, e mi piacerebbe in realtà poter un attimino caricarmi, perché poi se gli obiettivi vogliono diventare davvero importanti bisogna partire da queste cose qui, e cioè tornare a vincere e giocare gli scontri diretti, a maggior ragione se già i numeri ci dicono in partenza che alla fine questo divario incredibile tra le squadre non c'è sotto tutti i punti di vista, che possano essere i tiri, i passaggi, i dribbling, quello che volete, i chilometri percorsi o i gol fatti, i gol subiti, a maggior ragione se loro hanno due assenze così impattanti come il portiere e uno dei giocatori migliori della Serie A come Theo Hernandez. Tra l'altro Magnan credo che sia, se non il miglior portiere, il secondo, perché qualcuno poi potrebbe preferirne altri, ma Magnan veramente molto molto forte. Ecco, io
per quanto la Juve abbia sì delle assenze pesanti, secondo me su tutte più quella di Danilo, perché Danilo era il giocatore che anche con la presenza di Pogba, giocato poco, non era fisicamente pronto. Fagioli sicuramente è un giocatore importante e che ci mancherà in questi 7 mesi, però Danilo secondo me è il giocatore che dà più solidità in generale alla Juventus. È per questo che non bisogna secondo me adottare un atteggiamento puramente difensivo, perché poi si rischia, perché se il Milan poi riesce a trovare il gol del vantaggio o magari addirittura anche il raddoppio, se tu hai buttato tanti minuti di gara diventa complicato poi andare a recuperarla. Signori, ci vediamo questa sera, le speranze ci sono, nonostante le assenze, secondo me si può addirittura fare una sorta di colpo gobbo, ciao Lello, e vediamo come andrà. Ciao, buona domenica, ci vediamo stasera.